Allora, faremo insieme la parmigiana, come si fa a casa Paiola, mi raccomando. Gli ingredienti, andiamo. Melanzane, io uso queste, belle, toste, dure, scrocchiare le facciamo noi. Le ho tagliate e messe sotto sale, vedete che esce l'acqua, così perdono anche un po' di amaro. Poi, basilico, che fa la parmigiana, mette il basilico? Parmigiano grattugiato, di più, è poco quello che avete pensato, è di più. Poi cipolla, aglio, mozzarella, farina, poi non mi metto a fare la salsa con pomodori freschi, ma uso i miei pomodori preferiti, ognuno di noi ce l'ha cotta, io pure ce l'ho, coppetti, c'ho il dattilino pelato. Adesso andiamo subito a fare che cosa? La salsa, quindi l'olio deve essere buono, metto aglio intero, dobbiamo fare, allora la salsa di pomodoro deve essere buona, saporita, profumata, buona, poi cipolla, metto qui dentro, bello, e facciamo lentamente, con eleganza, che ci contraddistingue in tutto il mondo, noi italiani, lo facciamo stufare lentamente. Però si mette anche i nostri gambi di basilico qua, così, vai. Allora tagliamo a coltello, poi che cosa faccio? Metto così, in questa maniera, sale fino e le spolvero leggermente di sale, le giro così. Il risultato qual è? È questo, guardate, venite qua, zaccate, guardate l'acqua che hanno perso, questa, lo sapete qual è? È quell'acquaccia nera zozza che si forma quando si fanno le melanzane parmigiane e non si fanno in questa maniera, ok? Adesso, la cipolla si è stufata, tanto, vado qui da tenere, ah, belli, perché da tenere ho scelto quelli poi ancora interi? Ma ci pensate quando vi sentite tra i denti la melanzana, la mozzarella che fila e il pomodoro dattilino mezzi denti? Ma che volete di più dalla vita? Facciamo la salsa, sale, eccolo qua, giratina, tac 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 tac, che bontà. Allora, è in estate? Avete ragione, potete farlo anche il pomodoro fresco. Oggi lo mandava, sinceramente, quindi pomodoro fresco, io poi lo sai come farei, lo passerei col passa verdure, senza la pellicina. Adesso, olio si sta scaldando, le melanzane stanno qui, hanno perso, vedete, hanno sudato abbastanza, e io faccio in questa maniera, l'infarino, qualcuno ne passa dentro addirittura dentro l'uovo, non esageriamo, cioè immaginate questa qua, è il pranzo mio per andare al mare, quindi mi porto sta cosa pure con l'uovo alla fine. Muoio di congestione dentro l'acqua, ok? Ma sentite che musichetta oggi, eh? È molto black, eh? L'olio è pronto, vedete? Con la farina come frigge? È fatto. Adesso, zaccate, piano piano, e friggiamo le nostre melanzane. Allora, una volta si mangia, una volta si fa fatta bene. Non mi fate vedere le melanzane grigliate. Non è roba per noi, noi vogliamo le cose belle, buone, leggermente unte, ci piacciono, grazie. Che olio usiamo? Qui ragazzi, se potete e avete la possibilità, anche olio extravergine d'oliva, eh? Io sto friggendo con dell'arachidi, la metto qui. Adesso passiamo al momento più bello, quello di assemblare la nostra parmigiana. Allora, questo per me è uno tra i migliori fior di latte che si fanno in Italia. Fior di latte di Agerola, è buonissimo. Allora, taglio a fettine, è bello compatto, guardate che roba. Metto un po' di pomodoro qua sotto, bella. Poi incominciamo a mettere le melanzane, così. Andiamo con la mozzarella, col fior di latte, salsa il pomodoro di nuovo. Datterini qui, che cascano. Basilico, bello, oh, basilico, tanto. Poi parmigiano, me lo voglio mettere la catena d'oro, una bella grossa così, provo ad attaccare la musica. Parmigiano abbondante, poi iniziamo con le melanzane. Ripetiamo così, fino alla fine. Quanti strati? A me piace alto, non so a voi, a me piace proprio bella alta. Questo è l'ultimo strato. E adesso 180 gradi per 20 minuti. Anche 30, vedete voi come funziona il vostro forno, e poi ce la mangiamo calda calda calda, tiepida 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 o fredda, è sempre buona la parmigiana, buona, mangi, va bene. Finita la cottura della mia parmigiana, è 5 minuti,
5 minuti fa l'ho tirata fuori dal forno, ancora è bollente. Allora, io vado così. Guardate, guardate qua, guardate che spettacolo. Guarda come taglia. Ah, come si separa. Che meraviglia. Così. Mamma mia, tutto il latte della mozzarella, guardate. Guardate la mozzarella che fila così. Ma che voglia. Allora, questa merita di riposare leggermente, ma io lo sapete come fa, come so, io sono un temerario, ci provo, vado così, guarda che morbidezza, che spettacolo, fuma, fuma tanto, vado, oddio mio, speriamo bene. La mozzarella, la melanzana buonissima, la mozzarella che si scioglie, il basilico ogni tanto, no, è da svenimento, mi raccomando, approfittate, adesso è il periodo per farle, fate melanzana parmigiana, che ce l'ho, niente, adesso 5 minuti ci abbiamo messo, buonissima, da morire. Che bontà, questo basilico è fantastico.